Faccio questo non senza astenermi, colleghi, dal deprecare in maniera forte e convinta le manifestazioni di violenza che si sono realizzate, che hanno avuto luogo e che spero non abbiano ancora luogo nelle vicinanze del Senato da parte di alcuni soggetti che preferisco non definire. La violenza è sempre un gesto contro la democrazia. Protestare è garantito dalla Costituzione, così come lo sciopero e tutte le forme pacifiche. Quando si manifesta invece in forma violenta davanti alle istituzioni, ma contro la convivenza civile in ogni momento, questo naturalmente è un vulnus per la nostra democrazia e per il nostro Paese. Voglio ringraziare nel contempo le forze dell'ordine che, da quanto appreso, si stanno impegnando, rischiando anche la loro incolumità, per evitare che queste manifestazioni potessero arrivare nelle immediate prossimità del Senato. Grazie. Senatori presenti 310, maggioranza 155, senatori votanti 309, senatori favorevoli 165, senatori contrari 141, astenuti 3. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi o assorbiti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto legge. La seduta è tolta. Grazie. Torneremo a riunirci martedì 13 settembre alle ore 16:30 con l'ordine del giorno già pubblicato.